Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Rinnovo con tutto il cuore gli auguri di un sereno anno nuovo a voi e a tutti i vostri cari più cari. Oggi andremo a montare l'uscita numero 12 delle 15 previste della base premium di questa splendida armatura dell'altezza di 60 cm. Mentre la nostra meravigliosa base ha un diametro di 52 cm per un'altezza di 4 e in gran parte è costituita da metallo con luci interne. A questo punto andiamo ad aprire il fascicolo e andiamo a vedere in questa uscita numero 12 cosa ci danno. Andiamo ad aprire il nostro nuovo sacchetto. Al suo interno troviamo tre serie di viti, due dedicate ad essere avvitate sul metallo IM e JM, vedete, sono con scritte di colore nero e con la M finale metallo. Questo indica che vanno avvitate sul metallo, mentre invece l'altra serie di viti LP sono in azzurro con la P di plastica qui e colorate, come ho appena detto, in azzurro, che identificano che questo tipo di viti vanno avvitate esclusivamente nella plastica. Poi abbiamo i due segmenti di plastica che andranno a completare il piano inferiore della nostra splendida base, 1 e 2. Abbiamo i due elementi del dettaglio che erano nelle ultime due griglie, ne avevamo montate 4, vi ricordate? Queste sono le ultime due e quindi arriviamo a completarle con le 6 griglie e le due strisce di LED. Ai ai ai, ho toccate sopra, non toccatele sopra, ve lo sconsiglio. Le due strisce di LED con 18 LED per ogni striscia che andremo adesso ad applicare nei due spazi rimanenti per poter completare la parte sottostante di questa splendida, splendida ciliegina sulla torta che è la base premium. Andiamo a prendere gli ultimi pezzi che sono rappresentati dal biadesivo della 3M, se non una delle migliori marche, se non la migliore marca. La 3M attacca benissimo qualsiasi tipo di nastro. Un piccolo appunto, così, gratuito. Allora, adesso mettiamo un po' d'ordine e ci vediamo tra un po'. Prima cosa che andremo a fare, andremo a separare le strisce del biadesivo. Una la mettiamo da parte perché ci è data in più nel caso dovessimo rovinarne qualcuna. Separiamo questa e andiamo ad inserire all'interno di questa scanalatura la nostra bella striscia di B adesivo, così, mantenendo una distanza giusta da qua a qua e lasciando lo spazio giusto tra la plastica e il biadesivo sia sopra che sotto. Quella che si stacca prima va bene, ragazzi.
tenetela tesa, non attaccatela subito, la tenete tesa, la guardate dall'alto e la centrate così. Vedete? Lo spazio che abbiamo di qua più o meno è lo stesso che abbiamo di qua. Sì, qua ne abbiamo di meno, ma l'importante è il centraggio, ragazzi. E qui sopra e qui sotto più o meno va bene. Poi andiamo a levare la pellicola sopra protettiva, ecco qua, perfetto, e andiamo come disegno, ci fa vedere come la figura ci fa vedere, andiamo a collocare la prima striscia di LED senza toccare i LED sopra, andiamo a metterla come ci dice in figura. Non vi potete sbagliare, un pezzo tanto è uguale all'altro, questo è identico a questo, non vi potete sbagliare. Lo presentiamo sopra, sempre senza toccare i LED, tenete così, vedete? Ecco qui, lo presentate sopra e guardate più o meno dove va applicato. Ecco, io direi che così va molto bene, guardate. Ok, andiamo a mettere la carta sopra, quella che abbiamo staccato dal biadesivo, e andiamo a pressare delicatamente con le dita sopra, senza così toccare i LED, per assicurarci che ci sia un corretto posizionamento sull'adesivo. Ecco qua. A questo punto, ragazzi, facciamo la stessa identica cosa con questo. Ci vediamo tra un po'. Eccoci qua, ragazzi. A questo punto abbiamo attaccato al biadesivo tutte le due strisce di LED. Fatto questo, ci dice di prendere la nostra base, ovviamente. Andiamo a prenderla